prato. Troviamo gli impollinatori, giusto? Oh, benissimo. Chi sono gli impollinatori, bambini? Le api. Ok, adesso Laura continua a leggere così io aiuto in un'emergenza scarpa. Vai, andiamo. Gli impollinatori sono ovunque, da sempre, tanto che quasi non li notiamo. Eppure, gli insetti, soprattutto gli impollinatori, sono indispensabili per la biodiversità. Poco conosciuti dall'uomo, sono spesso uccisi o danneggiati dalle sue attività. A spasso per i prati, scorazzando tra i fiori di campo, ti diverti a osservare la vita degli insetti a te. Sembrano danzare questi insetti. Alcuni strisciano soli soletti, altri formano vere e proprie colonie. Una farfalla ti si posa persino sul dito, il tempo di un batter di ciglia. Ad attirare il tuo sguardo, però, sono le api, che volano di fiore in fiore. Un tratto ne vedi due senza vita sul terreno. Che tristezza! Sì, bambini, allora le api sono importantissime perché? Perché fanno il miele, perché volano di fiore in fiore, perché impollinano. E però purtroppo qualche volta anche le api muoiono. Sì, sì amore, è vero, è triste quando le api non riescono più a fare quello che devono fare. E proprio per questo noi dobbiamo voler bene alle api, le dobbiamo aiutare, sostenere e rispettare. E cosa fanno questi insetti impollinatori? Cosa fanno? Fanno il miele, bello, brava, che brava! Questi insetti impollinatori innanzitutto sono l'ape domestica, l'ape selvatica, il calabrone, la farfalla, la coccinella, lo scarabeo, anelli essenziali della biodiversità. Questi insetti permettono l'impollinazione, ossia il trasporto dei grani di polline necessari alla fecondazione delle piante. Senza questi insetti non ci sarebbero più fiori, frutti e ortaggi sul nostro pianeta. Allora, il nostro amico Giuseppe, che fa l'apicoltore, ci ha spiegato che le api sono importantissime, bambini, perché altrimenti nessun cibo o quasi nessun cibo arriverebbe sulla nostra tavola. La verdura, la frutta, il foraggio per gli animali sono tutti quanti presenti grazie all'attività e all'opera delle api. E allora, quanto sono importanti le api da 1 a 10? Tantissimo, è vero? 10, 10. Ma lo sapete che anche voi potete aiutare gli impollinatori? Sì, se hai un pezzetto di giardino, un orto, un balcone, puoi costruire un hotel per questi insetti o coltivare piante che li attirino. Continueranno così a svolgere il loro compito, aiutandoci a sopravvivere.